Federica Palermo, presidente dell'associazione Presepi nel borgo di Conflenti, ci racconti di questa realtà? Buonasera a tutti, sono Federica Palermo e faccio parte dell'associazione Presepi nel Borgo. Presepi nel Borgo è un'associazione nata da poco nel territorio di Conflenti e composta dalla maggior parte di giovani. Cerchiamo in tutti i modi di valorizzare sia l'arte presepiale in tutte le sue sfaccettature, ma anche di valorizzare il nostro borgo. Il nostro borgo durante il periodo invernale si trasforma in un'atmosfera magica natalizia, in quanto noi con degli allestimenti esterni cerchiamo comunque di abbellire tutti i vicoli del nostro centro storico. I nostri concittadini infatti si adoperano e si organizzano a darci questi magazzini in disuso dove noi allestiamo i presepi. Il borgo non è dedicato solamente comunque ai presepi artistici, ma anche alla valorizzazione di tutto il borgo di Conflenti Superiore attraverso delle installazioni che vengono create appositamente da noi giovani e delle strutture comunque temporanee. Presepi nel Borgo, in collaborazione con il Rotaract Reventino, organizza la manifestazione in memoria di un ragazzo, Mattia Albace. Questa è arrivata alla quarta edizione, dove il 6 gennaio verranno premiati i migliori presepisti per categorie di attinenza storica o comunque utilizzo dei materiali scelti durante i loro presepi. L'iniziativa durerà fino al giorno 6 gennaio, che è la serata conclusiva, nella quale in collaborazione con il Rotaract Reventino abbiamo ideato una manifestazione per ricordare un nostro concittadino che è venuto a mancare tempo fa, ed è Mattia Albace, un artista del nostro paese al quale dedichiamo appunto questa mostra artistica. Il premio sarà comunque un riconoscimento al presepista migliore. Presepi nel Borgo inoltre dall'anno scorso ha organizzato un aperitivo nel borgo, nei nostri vicoli, aprendo tutti i presepi nuovamente ai visitatori estivi o comunque le persone che gli emigrati che ce l'hanno richiesto. Vi invito quindi a seguirci sulle nostre pagine social per essere sempre aggiornati sia su queste manifestazioni invernali e sia durante quella estiva che si terrà nel mese di agosto, per consentire comunque a tutti di poter visitare il nostro borgo e di avvicinarsi a questo mondo dei presepi.